Thank you.
Orgoglioso di essere questa sera qui insieme a tutti voi, insieme a tutti i cittadini e le cittadine di Quaccheresimo e non solo, per questo momento che è un momento di grande festa. È un momento di festa per molte ragioni. Siamo quasi a conclusione dello stage estivo del sassofono e per molti giorni Quaccheresimo, e non solo Quaccheresimo, anche Artimino, altri luoghi sono stati teatro di musica, teatro di formazione, teatro di arte. Come ne parlavamo prima con Luigi Petracchi a tavola, il nostro obiettivo è quello di fare di questo territorio, di questo borgo, non solo quello che era l'idea iniziale, un borgo legato alla poesia, e ci sono tutti i numeri per poterlo fare. Ma insomma, se andiamo a vedere la storia di Quaccheresimo, tutte le iniziative che sono state fatte, le persone come Alda Merini e non solo che hanno toccato questo terreno, che hanno lasciato la loro traccia. Se andiamo indietro nel tempo, il nostro terreno è stato toccato anche da artisti geniali, artisti dei grandi geni, come il grandissimo Leonardo da Vinci. Però questa è una terra in cui si respira creatività, si respira impegno civico, voglia di fare, voglia di confrontarsi, e che sono tutti quegli elementi che poi danno in là alla creatività, e la creatività è la base di ogni arte, sia arte pittoria, arte musicale, arte scritta. Il seme dell'arte sta nella curiosità, sta nella creatività, ed è un po' il senso di questa piazza. E l'idea è stata quella di fare non una piazza qualsiasi, non un intervento soltanto estetico di restyling, ma una piazza che parte dal cuore e dall'anima di Quaccheresimo, quindi da quel cuore fatto di tanto volontariato. Quaccheresimo, per quanto possa essere un luogo piccolo, senza una popolazione così grande, ma in rapporto alla popolazione, in rapporto al territorio, ha un numero di volontari, un numero di attività, di sagre, di iniziative che è altissimo, no? Quindi questo dimostra quanto il cuore e l'impegno sia grande. Ma le piazze, oltre ad essere un luogo che rappresenta il cuore della cittadinanza, devono rappresentare anche lo spirito, no? Devono essere un luogo identitario. Le piazze sono i luoghi in cui ci si incontra e discute quando avvengono situazioni non belle, ma anche il momento in cui si festeggia, no? Si va a festeggiare in piazza, quando si vince il mondiale, quando si vince una partita, quando un partito vince le elezioni va in piazza a festeggiare, quando passa il Giro del Montalbano, prima alla presentazione, poi il festeggiamento successivo, quando organizziamo il campionato italiano. Quindi la piazza è il luogo in cui tutti i cittadini si ritrovano per festeggiare, per incontrarsi, per discutere. Quindi è il luogo in cui si forma la cittadinanza e si crea comunità. E questo è stato un po' il senso per cui abbiamo voluto fortemente restaurare questa piazza, cercare di ridare un senso e di ridare un'anima a questa piazza. Io in quest'ora ci tenevo a fare tutta una serie di ringraziamenti, sperando di non tralasciare nessuno, che il momento dei ringraziamenti è sempre quello più pericoloso. Volevo ringraziare la ditta Taddei, non so se c'è qualcuno qui che ha effettuato l'intervento, che ha effettuato l'opera in un momento neanche semplice. Era la quinta ondata di Covid, quindi con tutte le problematiche, poi ci sono state partenze di lavoro, poi lo stop.
i problemi legati anche all'aumento. È stato il periodo in cui erano aumentati i prezzi, in cui non si trovavano. Grazie davvero per la pazienza di essere rimasti qui, ma come dicevo all'inizio, l'importanza e il momento di festa di questa giornata richiedono a tutti noi un po' di pazienza, e poi comunque una piccola pioggia ha sicuramente allietato da questa calura estiva che è veramente straordinaria. No, io riparto dai ringraziamenti, sperando che non abbiano l'effetto che hanno avuto poco prima, però sono ringraziamenti non di forma ma veramente doverosi. Ho ringraziato appunto la ditta che ha lavorato in un momento particolare e difficile di questo periodo storico, e anche con grande impegno. Insomma, in tanti giorni ci siamo confrontati anche per cercare di limitare al minimo il disagio delle attività, il disagio legato ai posti auto. Devo dire che al netto di poche piccole situazioni c'è stata una collaborazione molto importante. Per questo voglio anche ringraziare Erika Boretti, che stasera non è qui con noi, ma chiedo un applauso per lei, del nostro ufficio tecnico, che ha seguito i lavori in modo praticamente quasi giornaliero, anche venendo qui nei giorni di ferie, nei giorni in cui non era al lavoro, e ha fatto veramente un ottimo lavoro. Ringrazio lei e ringrazio anche Chiara Fratoni, che invece è qui e come assessore ai lavori pubblici è stata un po' la prima opera, quella più importante, quella che poi non è mai la più semplice, no? La prima opera che un assessore ai lavori pubblici si trova ad affrontare, e ha gestito lei insieme ad Erika, insieme a tutta la giunta, che voglio ringraziare in modo egregio. Devo ringraziare anche davanti alle campane ci si inchina. Siamo fortunati a vivere in dei borghi in cui si sente il rintocco delle campane, quindi cerchiamo di godere di questa fortuna quando ci capita. Ok, volevo ringraziare anche la giunta precedente, in particolar modo Stefano Ceccarelli, che iniziò questo lavoro, questa fase di progettazione ed ascolto con la cittadinanza per impostare questo restyling, e Stella Spinelli, che è qui presente invece, e che insieme a Luigi Petracchi, altra persona che voglio ringraziare, hanno avuto un'intuizione importante, diciamo, mentre io e Stefano eravamo più utilitaristi, cioè avremmo voluto mettere qui il fontanello dell'acqua, Luigi e Stella ebbero questa intuizione di dire: vabbè, il fontanello sì, serve, è bello, va messo, ogni tanto si rompono, dell'acqua frizzante, però insomma è utile, e mi scrive sempre la Costanza: guarda, è rotto, aggiustalo. Però ecco, l'intuizione hanno avuto Stella e Luigi, appunto, quando si parla che una piazza, un centro deve avere un'anima, e questo bellissimo monumento dedicato ad Alda Merini, alla poesia di Alda Merini, ad una poesia particolare che è stata scritta per un'iniziativa che era nata qui a Baccherese e che proprio in virtù di questo è stata riportata. Questo a sottolineare come questa piazza non è un evento estraneo, ma questa piazza nasce da Baccherese, per Baccherese e dai baccheresani, no? C'è tutto un filo rosso che la fa emergere passo dopo passo. Quindi ringraziamento anche a tutta la giunta precedente, un ringraziamento alla polisportiva di Baccherese, che oltre a animare il nostro territorio con tantissime iniziative si è adoperata per tenere insieme, organizzare anche l'evento di stasera, organizzare tutta una serie di iniziative importanti e collaterali all'inaugurazione di questa piazza. Un ringraziamento a tutti i ragazzi e le ragazze che sono qui per allietare questa serata, che hanno, ecco, un applauso doveroso. Così come un ringraziamento, permettetemi magari di uscire un attimo dal decalogo della serata, ma anche a VAB, Misericordia Carminiana, e a NC, che sono qui stasera e che in questi giorni ci siamo visti assiduamente sul tema della protezione civile e sul contrasto
agli incendi e quindi per il loro lavoro veramente un applauso ed un ringraziamento speciale. E ovviamente un ringraziamento a tutta Baccherese, perché come ho ricordato all'inizio questa piazza nasce da un confronto con i cittadini, un confronto è stato fatto qui al bar, tra i tavolini, qui sotto gli alberi, alle panchine, con un nostro concittadino illustre che purtroppo non c'è qui stasera, ma penso che dall'altro Luciano Lenzi ci stia guardando e sia felice di vedere tutta Baccherese qui. Era anche lui insieme a noi a darci dei consigli su come rendere questa piazza più bella e più fruibile per tutti, perché l'obiettivo era proprio era questo, no? Quello di costruire una piazza che non è qualcosa di che viene fatto per ridare un po' di decoro e basta, ma che deve avere tutto un senso. Quindi un monumento dedicato alla poesia di Alda Merini e che sarà uno stimolo in più a ripartire, a portare avanti il concorso nazionale di poesia di Baccherese, che l'anno scorso ha avuto tantissimi partecipanti e quest'anno probabilmente ancora di più, la presenza di una targa nuova, no? Che lo definisce l'angolo della poesia, fatta da Fabrizio Tranquilli, al quale va anche a lui il nostro ringraziamento, fatto con uno stile particolare, che è quello delle maioliche di Baccherese, no? A sottolineare un altro tratto distintivo del nostro territorio, la presenza del boscaiolo, che anche qui che sarà un po' da illuminare, questo è vero, alcuni cittadini ci hanno fatto notare e penso che sia un'idea giusta quella di illuminarlo, di dargli pari dignità con il monumento dedicato alla poesia, quindi cercare di ridargli anche al monumento dedicato al boscaiolo la stessa luce, la stessa luminosità. Quindi questa piazza è un percorso che ci porta nelle radici di Baccherese, ma che ci aiuta anche a guardare al futuro. Io spero che in questo luogo tanti nostri concittadini si possano ritrovare e confrontarsi, pensare, magari che qui possa nascere anche altre iniziative legate all'arte, alla cultura, altre iniziative legate allo sport, cioè spero che questa piazza sia un corpo vivo legato a tutti gli altri spazi bellissimi che abbiamo, dal Museo delle Maioliche alla nostra Pieve, alla Cava di Baccherese, cioè tutti gli spazi che abbiamo e alcuni che dobbiamo recuperare come la cantina di Toia, però questo sarà il cuore, questo sarà il cuore di Baccherese e dei baccheretani, questo sarà il cuore in cui pensare, riflettere e stare assieme. E per quanto grandi potranno essere le divisioni che ci sono e ci saranno fra di noi, le simpatie e le antipatie, però qui in questa piazza ci troveremo tutti a festeggiare le cose belle del nostro territorio, ci troveremo per trovare conforto quando ci saranno le cose più brutte, però nel conforto, nella solidarietà si può superare anche gli aspetti più difficili e ci troveremo qui anche per ragionare e pensare assieme su come rendere Baccherese più bella. Quindi questa piazza, al netto di tutto, è la casa dei baccheretani ed è il luogo in cui possiamo stare uniti, possiamo essere solidali e possiamo dare un esempio ad essere una bellissima comunità come già lo siamo, ma adesso in questo luogo ancora più bello. Penso che questo sentimento, questa forza che c'è a Baccherese ne possa uscire ancora più rafforzata. Grazie davvero di cuore a tutti e un applauso a Baccherese. Grazie. Stella? Che introduce la parte, sì, abbiamo parlato fino ad ora dell'anima, della poesia, e Stella introdurrà, lei insieme a Luigi, e introdurrà e a Laura la parte più... Se no si lascia Edoardo, è tanto no, bravo. Ora, sì, prima di dare la parola alla poesia, e in particolare al critico d'arte Laura Monaldi, che è un po' il braccio, oltre il braccio, insomma, diciamo una delle anime di tutto quello che fa Luigi e quindi anche in questo caso ci allieterà. Io mi sento un po' di braccio perché non è proprio, non essendo più assessore, ma ringrazio quindi l'assessore alla cultura che fa parlare l'ex assessore, non è da tutti, ti ringrazio Cristina. No, perché? Perché volevo semplicemente, l'ha già detto Edoardo, ma la cosa bella di questa cosa qua, di quello che è
che adesso possiamo godere qua dietro alle nostre spalle, che una mattina parlando con Manone, Alberto, Sergio, cioè la polisportiva, cioè i ragazzi di Luigi, perché loro sono coloro che a 20 anni, 20-25 anni, iniziarono con Luigi l'esperimento del premio poesia. E io venivo una mattina non sapendo, oddio, me lo ricordavo perché forse avevo scritto qualche articolo quando ero figliolina, ma non avevo proprio coscienza di quello che fosse questa propria poesia. Quando me lo raccontarono e mi dissero, c'era tra le altre, perché non solo lei, ma tra le altre era venuta Alda Merini, disse: ma qui non c'è niente che ricorda questa cosa, ma si potrebbe fare avere un murale? Se no si cominciò a parlare anche con Edoardo, ma con tutti, ma qualcosa che ricordi che qui c'è stata la Merini e con lei tanti altri poeti, e che da lei poi arriveranno tanti altri poeti ancora. Quindi bisogna per forza dirlo, cioè bisogna fare qualcosa. Poi quel qualcosa è diventato questa cosa, che è arrivata molto prima rispetto ai tempi burocratici, quindi è arrivata il 21 marzo, mi sembra, del 21, e la mettemmo poverina lì senza luce, senza niente, quasi abbandonata davanti alla porta del comune. Ci hanno infamato in tantissimi, perché cosa sono i duposi, perché in effetti senza la base, la luce, senza le madri nel mezzo, sembravano veramente due massi messi lì. Però abbiamo, come dire, no, incassato, come gli amministratori sanno, si incassa. E alla fine, insomma, penso che abbiamo avuto un po' ragione di aver fiducia in quello che poi sarebbe diventato. Quindi è grazie proprio a tutto Baccheretto, perché camminando per queste vie vengono in mente sempre un sacco di cose belle, perché queste cose ne ha viste tante da Leonardo. Io penso anche prima, perché non si sa, ma qui c'è sempre camminato qualcuno di speciale e continua a camminarci. Quindi grazie Baccheretto, e a questo punto passo la parola a Laura Monaldi, e che, come dire, introdurrà nel dettaglio. Questa opera è molto complessa, però alla fine, come in tutte le opere d'arte, no? Vediamoci quello che vogliamo vederci e che sentiamo di vederci, va bene? Allora, grazie a tutti. Grazie Stella, grazie Sindaco e grazie a tutti di essere intervenuti questa sera. Che dire, se la pioggia è un'esigenza per tutti, soprattutto nel momento di siccità e di incendi che abbiamo avuto, anche la poesia è un'esigenza dell'animo. E Alda Merini ce l'ha tramandata, ce l'ha lasciata come un ricordo non solo di lei, ma di tutti i poeti. La Pazza dei Navigli in qualche modo ha testimoniato la poesia non solo come parola, come ritmo, come dolcezza, ma come conforto e confronto, perché se la piazza veramente è un luogo di conforto e di confronto, anche la poesia lo è. Alda Merini ha lasciato la poesia, o per lei la poesia era uno strumento in cui declinare le sue due anime, l'anima lucida, l'anima di donna, l'anima di combattente in un mondo che apparentemente per le donne ancora all'epoca era un mondo in cui lottare ancora per l'emancipazione, e la sua follia interiore, questo mondo complesso, buio, oscuro, che non riusciva nemmeno lei a capire. E attraverso la parola, sia poetica, quindi attraverso la poesia, ma anche la parola di scrittrice, è riuscita in qualche modo ad affidare alla pagina bianca qualcosa di sé, ma non qualcosa di sé che l'ha aiutata così a guarire, ma qualcosa per far scoprire al mondo quanto è importante riflettere su noi stessi, fare un percorso dell'anima attraverso l'anima e con l'anima. E quando Alda Merini nel 1991 ha partecipato al premio Baccheretto, ha deciso di donare a Baccheretto questa stupenda poesia intitolata Alle Madri, perché per lei la madre non è semplicemente, come dire, il simbolo della nascita. Noi siamo qui in questo mondo grazie a nostra madre, appunto, ma l'ha intitolata Le Madri, perché la madre è un simbolo universale, è un simbolo di rinascita, è un simbolo di fertilità, è un simbolo che ci permette di riconoscerci nella nostra identità, ed è il simbolo attraverso cui, appunto, fare questo viaggio attraverso la nostra anima, perché lei era divisa in due, una donna e una madre, ma anche una figlia. Rappresentava in qualche modo la donna, il problema della femminilità in un mondo veramente ostile, in un mondo in cui la donna era quell'anima fragile, ma non così fragile, veramente forte, che doveva combattere, doveva superare gli ostacoli della vita quotidiana, ma doveva anche superare gli ostacoli della propria interiorità.
E Luigi Petrarchi è riuscito perfettamente a interpretare quest'anima poetica, quest'anima veramente in conflitto con se stessa, tra la lucidità e la follia, tra il vivere e il sogno, tra il combattere e il lasciarsi andare alla follia. Questa scultura non solo rilegge la poesia Le Madri di Alda Merini, non solo rilegge la figura di Alda Merini nel mondo contemporaneo, sia nel suo tempo sia oggi, non solo rilegge quest'anima veramente tormentata, ma rilegge la figura femminile appunto in modo completamente universale. I due monoliti che vedete qui davanti rappresentano appunto questo portale, no? Che rappresenta la nascita, una porta che ci conduce verso l'oltre, una porta che ci conduce veramente a un viaggio e invita lo spettatore a viaggiare non semplicemente per vedere, ma appunto per riflettere. Per riflettere in che senso? Per trovare conforto, per trovare confronto. La piazza rappresenta questo, come la poesia rappresenta questo, il desiderio e l'esigenza di avere conforto e confronto nel mondo contemporaneo. E il monumento di Luigi Petrarchi è lo stesso, è un conforto e un confronto, è una rilettura di un viaggio, di un percorso che non è sempre lineare, ma può essere anche ostacolato e anzi a volte deve essere ostacolato, perché la verità di fatto, le verità oggettuali non riusciamo a vederle se non abbiamo un ostacolo davanti a noi e se non abbiamo il coraggio di affrontarlo. Ecco allora perché spaccare la pietra in due, dividerci in due parti e permetterci di varcare una soglia ci permette di vedere cosa c'è oltre. E cosa c'è oltre? Ci sono appunto il concetto delle madri, questo archetipo così misterioso legato alla mitologia, legato alla nostra storia ancestrale, legato alle leggende, che ci permette di riconoscerci come identità. Quindi Le Madri non è semplicemente un omaggio a quello che siamo, ma anche a quello che diventeremo, perché il viaggio naturalmente non finisce, il viaggio sarà sempre oltre e continuerà per sempre. Ecco perché all'interno della scultura non solo riporta le parole poetiche bellissime di Alda Merini, ma ci ricorda attraverso vari simboli quelli che siamo stati e quelli che diventeremo, e questo percorso che deve ripartire prima da noi stessi e poi attraverso il mondo e verso l'altro. Io a questo punto vi lascerei alle parole di Alda Merini stessi, letti dallo scrittore Andrea Vannicola. Grazie. Se tua madre sapesse, amor mio, che io mi sto traslando per amore, diventerebbe la più cieca delle linee del creato, che io sono tua madre. Ma se tua madre, amore mio perfetto, sapesse tutto il male che ho patito e che i poeti non invecchiano mai. Allora le due madri innamorate, l'una di Fedro e l'altra se di Edipo, si alzerebbero dritte dalla tomba a piangere due parti. Alda Merini. Thank you.
Allora ci prepariamo per il taglio del nastro, che è il momento di conclusione della cerimonia e di inizio della fruizione completa della piazza. Però ecco, una riflessione che volevo condividere con voi, ispirata dalle parole di Laura e dal senso dell'opera di Luigi. Quando si parla di madre, di madri, e quando, come dire, si cerca di dare un significato che va oltre quello convenzionale, mi viene in mente, alla luce degli eventi, dei fatti ultimi, delle trasformazioni, quanto sia importante la cura di una madre che noi tante volte distrattiamo, tante volte non prendiamo in considerazione, che è la madre terra, che è il luogo che ci accoglie tutti, il luogo che ci ha dato i natali a tutti noi, che è questo bellissimo pianeta che noi ogni anno, ogni giorno, c'è qualcuno dove si impegna, ma in molti lo violentano con uno sviluppo che ogni giorno di più brucia risorse, inquina. E quindi spero che queste madri, questa madre, tra i tanti significati che nel cuore di ognuno di noi può risvegliare, ci sia questo concetto di madre terra che dobbiamo tenere presenti tutti, perché non possiamo sperare che miracoli per la pioggia, tieni la battuta. Grazie, passiamo al taglio.
Thank you.
Eccoci, allora buonasera a tutti. Insomma, diciamo che il saluto che l'abbiamo dato musicalmente, quindi ora io ho l'onore e l'onere di fare i ringraziamenti in questo caso per conto dello stage di Sassofono. Allora, intanto diciamo ovviamente ringrazio Filippo Grassi in qualità di direttore artistico. E poi diciamo faccio i ringraziamenti ufficiali alle istituzioni, quindi il Comune di Carmignano, la Polisportiva di Baccherreto e la Filarmonica Giuseppe Verdi di Baccherreto. Tutti gli sponsor, la Consia, guardo, leggo, vediamo un po', Ecoambiente, Chianti Banca, Farmacom, il Circolo Arci di Baccherreto, la Proloco di Carmignano, quindi parrucchieri, spero di aver detto bene, Andima, diciamo, i relati strumenti musicali e le colline di San Biagio. E poi ecco, permettetemi, faccio velocissimo, ma invece una cosa a braccio, perché io è il secondo anno partecipo a questo stage, quest'anno ho veramente avuto un, come avete visto tutti, insomma, cittadini di Baccherreto, un grosso incremento. E, insomma, sapevo venendo qua, già conosco Baccherreto da anni, quindi di trovare un paese estremamente accogliente e veramente diciamo un sistema di comunità che funziona molto bene. E sapevo di trovare poi dei colleghi, dei docenti di livello internazionale, veramente di alto livello, e quindi diciamo tutta una struttura veramente funzionante. Però ecco, quello di cui invece sono rimasto stupito, perché alcuni di questi ragazzi li conosco ma la maggior parte no, e invece sono stati gli allievi. Ecco, devo dire che io ringrazio loro alla fine, diciamo, come cosa fondamentale, primo perché se loro non ci fossero stati lo stage non sarebbe stato possibile, ma anche perché sono veramente un gruppo eccezionale. Devo dire che sono stati sempre costantemente in questi 10 giorni con questo caldo dediti alla musica, dediti a cercare di fare il meglio possibile, attenti, e devo dire che già in questi 10 giorni insomma ho sentito tante cose in alcuni di loro, in tanti di loro, che sono migliorate. In altri invece diciamo comunque ho sentito delle eccellenze. Comunque al di là di quello, no? Ovviamente non tutti sono uguali, ognuno ha la sua individualità, ma sono veramente un bel gruppo. Io li ringrazio personalmente perché è stato, diciamo, noi diciamo che questi stage sono dei boost, per usare una parola ormai di uso comune, per questi ragazzi, ma devo dire lo sono anche per me, almeno come insegnante. Ecco, diciamo, io da loro ho ricevuto una bella energia che poi cercherò di tirare fuori nel resto dell'anno. Grazie a tutti. Addio.
Ricordare anche solo per nome tutti loro. Allora, vediamo un po', cominciamo da Federica. Allora, sassofoni contralti, sono un grande numero. Federica, Matilde, Mattia, Matteo, Tommaso, Leonardo, Olga, Lorenzo, poi ai sassofoni baritoni Oara e Pierluigi, sassofoni tenori Larissa, Larissa, Elena, Dario, new entry stasera, Simone, sassofoni soprani, Giulia, Rebecca e Filippo Grassi. Grazie a tutti i miei colleghi. Giusto, perché sta nell'ombra invece, ecco, voglio dare una menzione particolare a Edoardo. Eccolo qua, vieni qua Edoardo, vieni. Perché Edoardo è un sassofonista, ma stasera ha suonato la batteria e ci ha aiutato in tutto questo tempo a, diciamo, a suonare le percussioni. Quindi un grazie particolare a Edoardo, un bel applauso. Grazie Edoardo. È stato veramente grande. Un applauso maestro. Bene, ora buffet e riposo per tutti.